Ciao amiche e ciao amici, come educare i figli? Questo è un tema molto importante che riguarda praticamente tutti i genitori. Ora, l'educazione dei figli va basata sulla tipologia dei figli fondamentalmente. Non esiste un tipo di educazione universale che vada bene su tutti. La cosa importante però è, diciamo, generare, tra virgolette, seduzione nei confronti dei figli, cioè attrarli a sé per evitare che vengano attratti, diciamo, dalle cattive compagnie e che vengano attratti, da persone che potrebbero, rovinare in qualche modo la loro esistenza. Quindi, l'educazione, il punto fondamentale dell'educazione di un figlio è quello di insegnargli a distinguere tra ciò che è bene e ciò che è male per lui e insegnargli a rivolgersi, diciamo, a tutte quelle persone che fanno il suo bene, evitare quelle che fanno il male. Purtroppo il male è molto seduttivo perché le cosiddette cattive compagnie sono seduttive perché inducono alla trasgressione, inducono alla rottura degli schemi, soprattutto in una fase adolescenziale dove i ragazzi hanno voglia di trasgredire. E quindi è importante, diciamo, acquisire potenziale di fascinazione, di coinvolgimento sui figli in modo tale da dare un esempio positivo, perché purtroppo l'imposizione non educa, l'imposizione è soltanto un metodo coercitivo che va bene nel brevissimo termine, in tempi molto brevi, ma poi di fatto tende a spingere anche dalla parte opposta. Diciamo, una persona che ha una pistola puntata alla tempia magari fa qualcosa che non vorrebbe fare, ma di certo non è stato persuaso, non è stato sedotto nel farla, diciamo così, è stato costretto. E nel momento in cui questa pistola si allenterà un attimo, la persona si distrarrà un attimo, si ritornerà a fare la vecchia, a mettere in atto la vecchia modalità, ed anzi, magari ci saranno delle aggressività, diciamo così, verso chi puntava la pistola. E invece è molto importante, diciamo così, coinvolgere la parte emotiva, in modo tale che dal di dentro quella persona vedrà il genitore come un riferimento positivo, un riferimento che avrà un potenziale superiore rispetto alle cattive compagnie. Ovviamente dei vincoli, dei paletti vanno messi, ma devono essere sempre come un qualcosa di motivante. E quindi diciamo che bisogna anche, tra virgolette, nella seduzione dei figli, andare a soddisfare le esigenze emotive. E questo è abbastanza facile perché tutto sommato i ragazzi di diverse età hanno sempre dei desideri e questi desideri possono essere comunque anche abbastanza pilotati. E nel momento in cui noi vediamo che il ragazzo, diciamo così, il figlio ha un desiderio che sia un desiderio sano e non trasgressivo, non, cioè che sia un desiderio che non danneggia la persona fondamentalmente, tipo gli piace l'ultimo cellulare oppure l'ultima PlayStation. Questi sono desideri che diciamo si possono esaudire anche se di fatto hanno un costo. E che però, diciamo, sono desideri che sono sani, tra virgolette, non danneggiano comunque la persona, almeno in linea di principio. Ovvio che se poi uno passa 24 ore su 24 davanti alla PlayStation è un altro discorso, ma al di là di questo, perché sto dicendo questo? Perché noi possiamo sfruttare questo oggetto di desiderio per pilotare il ragazzo su un qualcosa di positivo. Tipo ad esempio studiare, tipo fare i compiti, impegnarsi negli aiuti in casa, non perdere tempo in cose inutili,
in uscite inutili, non frequentare cattive compagnie. Quindi il desiderio, una volta che ho identificato un desiderio sano, tipo il nuovo modello di cellulare, per dire, piuttosto che di PlayStation, utilizzo quello come esca per amplificare ancora di più il suo desiderio e poi mettergli un vincolo per poterlo realizzare. Ad esempio, che ne so, se lui mi parla dell'ultimo modello di iPhone, per dire, o di cellulare, o di che cavolo sia, di qualche cosa, e io anziché dire no, no, lasciamo perdere qua, mi stai sempre a dire le stesse cose qua, io inizierò ad amplificargli un po' il desiderio, no? E quindi andrò a stuzzicarlo un po' lì sopra. Ma tu che modello di iPhone hai? Che ne so, mi dice, c'ho l'iPhone 4, adesso c'è il 6S nuovo, è uscito. E allora dirò: ma che funzionalità in più ha questo 6S? Come funziona? Che cos'ha di diverso? E insomma, andrò lì a diciamo, amplificare sempre di più l'immagine ideale rispetto all'immagine reale. E andrò in modo tale che lui, paradossalmente, dopo che ha parlato con me, sto nuovo iPhone gli piacerà ancora di più di prima. Se prima lo desiderava 20, adesso lo desidera 80. Ma perché io faccio questo? Perché intanto piloto il suo desiderio su un qualcosa che non è, diciamo, andare a farsi la bevuta o ubriacarsi, è un qualcosa che comunque è tecnologico, che per dire paradossalmente potrebbe anche essere utile. Quindi lo piloto su questo. E poi inizierò a mettere dei vincoli, inizierò a mettere dei vincoli per poterlo avere, inizierò a dire: ma ti piacerebbe averlo? E allora lui mi dirà: eh sì, mi piacerebbe. E allora poi vedrò di pilotare questo desiderio, diciamo così, su un obiettivo. E questo è veramente importante. Come fare questo dal punto di vista pratico? Lo vedremo nel prossimo video. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. La domanda va postata nei commenti. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e iscriviti al canale. Ciao.